Wow. Entriamo dentro una Formula 1. Mi è venuta un'idea, però voglio il vostro sincero parere. Riguardo questa tuta che dovreste ricordarvi, spero. Del 2019 con Lamborghini nel GT Open. Ok, ok, arrivo al dunque. Se decidessi di regalarla a uno di voi, facendo magari un contest su Instagram, che ne direste? Fatemi sapere qua nei commenti e nel caso già seguitemi su Instagram che vi racconterò tutto lì. Mi è mai capitato da piccoli, da giovani, di sognare di andare in un posto e dici wow, quanto vorrei andare in quel posto lì, quanto vorrei? Ecco, proprio questo, Malossi. Sicuramente conoscete anche voi Malossi, io ci sono cresciuto con tutti i pezzi per preparare i motorini, i scooter, e oggi mi hanno invitato qua a fare un piccolo tour e c'è anche Frasso. Quindi ora vediamo insieme come viene costruito il tutto, partendo proprio qua dal magazzino dove tengono tutto il materiale. È un sogno anche per me, lo so. Ditemi quanto mi state invidiando in questo momento qui. Cioè, guardate cosa ho intorno. Saranno variatori, motori, marmitte. Vabbè, che ricordi, che ricordi. Non puoi rubare niente tu, Andre. Niente, non è per te. E sono qui col fondatore che si chiama appunto Andrea Malossi. Andrea Malossi, quindi proprio lui insieme a suo padre, che ecco, ha inventato tutto questo, e oggi ho l'onore, infatti ti ringrazio tantissimo, di vedere come viene costruito. Per me è un sogno, perché io sono cresciuto con gli scooter, questo è proprio il mio sogno. Poi ti sei evoluto, sei passato al quattro ruote. Sono, no, però lo scooter ti è rimasto dentro. No, mi è rimasto proprio dentro, infatti. Cioè, raccontami un po' velocemente come è nato tu. Beh, grazie Contracambio, io sono felicissimo e onorato di averti qua. Qui nasce tutta la produzione, noi abbiamo anche la produzione interna, non solo progettiamo, ma la parte importante, che è tutto il cuore del variatore e tutto quanto, noi la realizziamo internamente. Quindi tutte le macchine, isole robotizzate, torni, bimandrino, tutto quanto, noi realizziamo tutto il CVT dello scooter dal 50 ormai al 600, è prodotto qua a Calderaro di Reno. Oggi rimango senza parole perché mi giro e giro, vedo variatori, motori, tutto quello che ho sognato. Ragazzi, vivetela questa passione, perché ve lo dico proprio col cuore, io l'ho vissuta, lo scooter è bellissimo, lo usate in pista, vi divertite, bellissimo, bellissimo, non guardate troppo i cellulari. Esatto, il cellulare deve rimanere in tasca. Bravo. Questa qui è la voce dello Zip, lo sentite? Motore Zip 94cc che sviluppa circa 32 cavalli a 14.200 giri. Adesso stiamo facendo dei test con dei nuovi componenti, siamo molto contenti. Come avete capito, è un banco statico per rullare il motore, per vedere realmente quanti cavalli sì, avete tirato fuori. È un banco frenato, e adesso se vuoi ti faccio vedere il grafico. Volentierissimo. Questa è la temperatura a gas di scarico, però insomma ci posso mettere la coppia o altri valori o altre temperature che sto acquisendo, ecco. Allora, qui ci sono tre sale prova. La prima, dove viene installato il motore disgiunto dal telaio, dove viene messo alla prova e tutto. Questa è una sala dove con l'attuatore il veicolo intero può fare dell'endurance, possiamo provarlo 24 ore su 24, mentre la terza sala è sempre a rulli, l'operatore sale sopra il veicolo e fa la prova completa. Wow! E qui Andrea cosa fate? Ah, noi qui è il nostro reparto ricerca e sviluppo, dove i veicoli vengono presi, analizzati, smontati, applichiamo sopra i nostri particolari e vediamo le evoluzioni in continuazione. Monta, smonta, monta, smonta, vai al banco, vai su strada, verifica, in continuazione. Io sono sempre più affascinato. Se no come facciamo a sviluppare e migliorare i nostri prodotti? Sinceramente non mi ricordo se ve l'abbia mai detto oppure no, però vi devo svelare che io da quando ero piccolo avevo un runner preparato e ce l'ho ancora da qualche parte, ma non so dove sia. Quindi ho appena parlato con Andrea, mi ha detto che se lo trovo lo prepariamo, facciamo un runner da pista, che ne dite? Adesso invece vi porto a vedere una cosa che sicuramente vi piacerà, a me tantissimo.
Sono qui da Frasso e... E lo dici tu. Lei! Vi sto per mostrare un manichino, ma una vera e propria Formula 1. Minardi, ultima gara disputata nel 2005. Motore non ve lo faccio vedere, non ve lo apro, ma è il 10 cilindri Cosworth 3000 da 840 cavalli. E come vedete la macchina, sapete di chi è. Ed è di là. È di là da qualche parte. Ingegnere? Non sarà un video dinamico oggi, purtroppo, ma statico. Entriamo dentro una Formula 1. Vera. Non finta, ma vero? Che ricordi, che ricordi! Questo è quello che si vede da un abitacolo di una Formula 1. Questo è il volante, doppia frizione sia di qua, paddle shift al volante, meno e più per cambiare, penso, le pagine del volante, del monitor, per mettere la marcia, neutral per mettere in folle. Poi abbiamo qua i manettini del traction, l'engine brake, differenziale e l'engine mode, frizione per attivarla o disattivarla, peso, scroll per cambiare anche qua delle pagine, e spero di non aver sbagliato nulla. Poi abbiamo qui il ripartitore di frenata, drink system, penso, engine oil, penso che per metterla in moto e per regolare l'olio motore. E invece qui abbiamo altri pulsanti, abbiamo qua anche l'estintore, rain, quindi la luce per la pioggia, engine per metterla in moto e tante altre cose che vi spiegherò un giorno. Purtroppo non ho mai guidato la Formula 1, sono arrivato fino alla Formula 2, ma la Formula 1 mai. Spero un giorno magari di provarla e spero magari di vedere anche lui un giorno in Formula 1. Che dice Andrea? E spero pure di far vedere un video a voi con una Formula 1. Chi lo sa? Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao. We'll be right back.